Non ci sono le GSX-R 600 e 1000, le nuove super sport che in molti si aspettavano, ma ci sono altre chicche qui ad EICMA 2017. L'abbiamo già vista poco tempo fa a Tokyo e mi riferisco alla nuova Suzuki SV650X che è qui in anteprima nazionale. Lo so, preferivate la pilotessa di prima a me, ma tant'è che ora volevo verificare io come ci si siede sulla Suzuki SV650X, perché a Tokyo non ci sono riuscito. Beh, chiaramente vedete subito qual è la differenza, questi semi manubri che rendono più caricata la guida, senza però esagerare, rimane comunque la moto decisamente comoda, guardate la triangolazione, la seduta rimane comoda anche appunto per chi non è tanto alto, io sono 1,75, ma torniamo alle caratteristiche della X. Questo cupolino che rispetta pienamente quello che è il design del faro tondo. Questa è una moto che non è né una rally né una scrambler, è una cafe racer, quindi il faro tondo è fondamentale. Poi, come vedete, qui abbiamo due novità: fari di profondità che si attivano da qui, da un pratico pulsante posizionato qui sul semimanubrio di sinistra. È chiaro che le caratteristiche delle cafe racer, essendo una nuda, non possono essere delle sovrastrutture immense. Qui abbiamo comunque dei comodi tamponi che non si sa mai, non si vorrebbero usare, ma e qui la sella a cannelloni che adesso che ci sono anche seduto sopra vi dico che è molto comoda. È ovvio che la SV come la conosciamo si è trasformata in questa configurazione X in qualcosa di più fashion, modaiolo, da bar come molti definiscono, ma diciamo che la configurazione da tutti i giorni rimane questa. Sarà esteticamente meno appagante, però top gaze e borsa del serbatoio, questa è una SV standard, rimangono la comodità. A voi la scelta se volete essere più comodi e meno appariscenti, oppure X.